Presidente Romani, allora con il Ministro Boschi, con il PD, l'accordo è stato fatto sulle riforme? È stato sbloccato questo percorso? Ci vedremo nelle prossime ore col Ministro Boschi. Leggo dai giornali che ci sono dei passi avanti rispetto ai rilievi che abbiamo fatto nei giorni precedenti, mi auguro che ci saranno. Noi siamo nel percorso delle riforme, come ricordato ieri dal Presidente Berlusconi, non dimentichiamo che la nostra opzione principale rimane quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Senatore, Renzi dice una proposta intempestiva la vostra. Intempestiva mi sembra intempestivo l'aggettivo, nel senso che l'abbiamo sempre detto e sono 20 anni che lo diciamo. Nel momento in cui si fanno riforme costituzionali che prevedono anche una forma diversa dell'elezione del Presidente della Repubblica, ci sembrava importante ricordare ai cittadini italiani, ma soprattutto a noi stessi e al Parlamento, che è in campo un'ipotesi di semipresidenzialismo, cioè di elezione diretta del Presidente della Repubblica, come abbiamo sempre detto e come si era approvato nel Senato in prima lettura nel 2012. Per quanto riguarda invece il tema presidenzialismo sollevato ieri da Berlusconi, è all'ordine del giorno? Abbiamo detto e chiesto a più riprese che dentro all'accordo per le riforme si rimanesse nel perimetro tracciato, cioè funzioni di Stato e Regioni, titolo V, e superamento del Senato e, ricordiamolo, abolizione del CNEL e cancellazione delle province in Costituzione. Questi sono gli oggetti dell'accordo, questi saranno gli oggetti della riforma che approda in Senato. Le altre discussioni non possono essere un pretesto per rimandare tutto. Che i due aspetti che erano oggetto delle ultime limature, cioè modalità di composizione e funzione, sono vicino allo scioglimento. C'è un punto di equilibrio tra rappresentanza delle regioni e sindaci, è tramontata l'ipotesi di un Senato fatto di persone che non appartengono a queste due categorie, non c'è l'ipotesi del suffragio universale, ma c'è la modalità che in seno alle assemblee legislative regionali si individuano questi soggetti. Una riduzione complessiva del numero e una determinazione puntuale delle funzioni. Io credo che la prossima settimana potremmo essere in condizione di andare in commissione al Senato, quindi procedere con l'approvazione della prima lettura.